Radio Radicale, siamo con Marco Bella, deputato del Movimento 5 Stelle, per parlare sia della proroga dello stato d'emergenza in relazione a tutte le polemiche che ci sono state su un appuntamento che si è svolto al Senato 2 giorni fa, che è stato definito tout court come un convegno di negazionisti del coronavirus. Allora, lei in qualche modo ha partecipato, ha reso pubblico il fatto che aveva partecipato e poi ha votato per la proroga dello stato di emergenza. Allora, ci spiega qual è la sua valutazione su questo convegno che è finito nell'occhio del ciclone, hanno attaccato il professor Cassese, Bocelli, che è una persona che merita la stima unanime di tutti quanti. Allora, che cosa può dire su quello che si è detto di questo appuntamento? Allora, è stato interessante. Io sono molto molto amico del professor Guido Silvestri, che lui ha deciso per la partecipazione di alcune persone specifiche di non andare al convegno. Però il professor Silvestri è un privato cittadino, io sono un rappresentante dei cittadini, rappresento tutta la nazione. I rappresentanti dei cittadini hanno il dovere di partecipare ogni volta che sono chiamati. Era comunque nell'aula del Senato, in un'aula del Senato. Io penso che sia importante il confronto e in questo momento particolare noi comunque l'emergenza coronavirus non è finita, assolutamente no. E abbiamo un momento di tregua, è vero che i malati in terapia intensiva sono un centesimo rispetto a quelli del picco, ma l'emergenza non è finita e soprattutto il nostro mondo è cambiato 2 volte nel giro di pochi mesi, non sappiamo cosa succederà nei prossimi mesi, non lo sappiamo. Quindi in quel momento, adesso, su questa emergenza specifica, dobbiamo parlare con tutti i cittadini, dobbiamo spiegare che le misure di protezione sono importanti. Non ha senso dividersi adesso. E devo precisare, no, chiamiamo una nota di colore, che io la mascherina l'ho tenuta sempre, perché le regole si possono discutere, ma si rispettano in maniera rigorosa. E se quel regolamento era si tiene la mascherina e solo la persona che parla sul palco la può togliere, quello lì l'ho rispettato in maniera assolutamente rigorosa. Dobbiamo essere noi i primi a rispettare Senta, quindi il convegno? le regole. Il convegno ha visto, non era un vero e proprio convegno, c'erano tanti tanti interventi di tante persone diverse. I dubbi di tante persone vanno risposti. Quando noi mettiamo un obbligo di qualsiasi cosa, noi dobbiamo spiegare alle persone. Io credo molto nel dialogo. Io per esempio ho parlato con tantissime persone della tecnologia 5G, ho spiegato che cos'è. Le persone sono spaventate dalla tecnologia 5G perché non si sa. Quando una volta che uno capisce che cos'è, capisce che in fondo non c'è niente da preoccuparsi. Secondo me con il coronavirus la questione è molto molto simile, dobbiamo spiegare perché mettiamo alcune norme. E il presidente Conte oggi in aula l'ha spiegato benissimo. Qualcuno crede che lo stato di emergenza significa che dal 1 agosto noi entriamo in lockdown. Assolutamente no. Lo stato di emergenza ci permette, se non prorogavamo lo stato di emergenza, ci saremmo trovati 38. Decreti che poi 38 decreti non hanno potuto continuare. E ad esempio una cosa interessante che ha detto il professor Conte, io lo chiamo professor Conte perché lui è un docente universitario come me, lui ha detto che, cioè, tra l'altro anche l'ordinanza di un decreto, scusate, ecco questo è il primo, mi sono confuso, anche l'ordinanza che ci permette di tenere i migranti in quarantena sulle navi. Anche quella deriva dallo stato di emergenza. Quindi, in fondo, è anche quello che vuole una parte dell'opposizione. Certo, come ha trovato l'intervento dell'onorevole Meloni? Allora, distinguiamo 2 piani. Allora, se io devo dire che comunicativamente è efficace, io non ho problemi a dirlo, È stata brava. è stata brava. Dal punto di vista comunicativo, questo gli va riconosciuto e sarebbe intellettualmente disonesto non riconoscerlo. Dal punto dei contenuti, un po' povero, ecco, diciamolo, questo qua, forse lei è vittima della sua bravura comunicativa, che a quel punto non mette poi i contenuti. Vuole, comunque cerca l'applauso, per esempio notare che quando c'è un applauso continuamente da parte del suo gruppo, quindi un Ma questo lo problema. fanno tutti? Lo fanno tutti? Ma
Ma l'ho visto che lo fanno anche nel Movimento 5 Stelle. Nel Movimento 5 Stelle c'è un applauso spontaneo. Lì ho capito, mentre gli altri sono falsi. No, non sono falsi, non mi permetterei. Sono più diciamo, si organizzano meglio, devo dire. Il Movimento 5 Stelle non c'è un messaggio applaudito il collega, questo non è mai accaduto. C'è uno spirito di gruppo, penso quello di qualsiasi gruppo parlamentare. Senta, lei cosa pensa del coronavirus? Ci sarà secondo lei una seconda ondata? Oppure, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ce n'è solo una di ondata? Sì, Lanfranco, se io gli chiedessi se piove o meno il primo novembre, lei me lo saprebbe dire, le dico di no. Gli scienziati non possono dire questo, cosa succederà il primo novembre. Il primo novembre viene ogni anno. Quindi lei non crede all'OMS? No, un attimo. Il primo novembre viene ogni anno e noi non sappiamo prevedere il tempo del primo novembre. Figuriamoci il coronavirus che è una cosa nuova. Questo qui è molto importante. Cioè, ma l'OMS stesso, se uno va a leggere i documenti dell'OMS, non è che loro dicono è certa la seconda ondata o altre cose. Io sul coronavirus penso che ci siano evidenze forti che col caldo diminuisca il contagio, diminuisca la gravità della malattia e col freddo riprenda. Queste sono le evidenze, ovviamente, che poi potrebbe in seguito, una volta stabilizzata, avere un andamento stagionale. Questo ci credo abbastanza su questa cosa. Anche in relazione all'umidità? Sì, ci sono tanti parametri esterni, anche i nostri comportamenti cambiano radicalmente quello che succede. Però noi adesso andare a fare previsioni è veramente difficile. Cioè, noi non possiamo prevedere il tempo, non possiamo prevedere il coronavirus. Dobbiamo no all'allarmismo, ma neppure no al negazionismo quello vero. Fermi un attimo, ok? Dobbiamo trovare un equilibrio. Negazionismo e allarmismo sono due facce della stessa medaglia ed entrambe sono dannosissime. Quindi prudenza, cautela, ma cerchiamo di vivere la nostra vita anche con ottimismo e prendere le precauzioni giuste. Non esageriamo, perché anche quello non serve a niente e fa dei danni al paese. Bene, io la ringrazio nuovamente per averci spiegato cosa pensava di questo appuntamento che si è svolto al Senato, anche alla luce poi del voto che c'è stato qui a Montecitorio. Prego. Posso permettere l'ultima battuta? Io nel mio convegno ho fatto vedere, nel mio intervento al convegno ho fatto vedere soltanto una slide, che era: la scienza non è democratica, ma la politica lo deve essere. La politica deve parlare con tutti, anche quando si hanno opinioni completamente diverse. Questo è il modo in cui si fa il bene dei cittadini. Bene, la ringrazio nuovamente, grazie a Marco Bella del Movimento 5 Stelle. Okay.